Gli applausi sono necessari anche per darci coraggio, sebbene ci siano delle persone la cui vita parli da sola. Una di queste è la collega Federica Angeli di Repubblica. Buongiorno, buongiorno. Federica. Dopo la prima volta che ci siamo visti abbiamo avuto tantissime lettere di persone che chiedevano di sapere più di te. Io lo riassumo brevemente. Federica Angeli è una di quelle persone che hanno fatto, se volete, anche emergere tutto quello che riguarda mafia capitale, mafia Ostia essenzialmente. Federica Angeli è una cittadina di Ostia che ha fatto solo il suo dovere. Quindi ha raccontato, ha denunciato, è stata testimone di un attentato omicidio. Da quel momento la sua vita è totalmente cambiata. Federica, tu sei moglie e madre di 3 bambini. Sì. Da quel giorno, Benedetto, in cui ti hanno chiamato, il tuo direttore ti ha detto: guarda, la tua vita è in pericolo, da oggi in poi avrai la scorta. Che cos'è stata la tua vita? Che cos'è la tua vita? La mia vita è una rinuncia della mia libertà di muovermi, di lavorare, perché comunque io lavoravo molto sul campo, anche facendo cronaca nera e giudiziaria, anche con fonti non di polizia. Ecco, queste inchieste, per esempio borderline, io non posso più farle perché è impensabile presentarsi in certi ambienti con una macchina blindata e con i carabinieri. Non posso mettere il naso fuori di casa senza la mia scorta. Però sai, forse per quella legge Darwin, no? Si è sviluppato in me e accentuato questo senso di libertà mentale. Per cui mi sento assolutamente libera di non avere un padrone o nessuno che mi dica quello che posso scrivere, non posso scrivere, fare, non fare. E questa è una cosa di cui vado fiera, perché nel nostro mestiere sarebbe la morte avere qualcuno che ti dice come devi scrivere e cosa devi scrivere. È anche vero che comunque in qualsiasi articolo o inchiesta io ci penso 1200 volte prima di scrivere determinate cose, perché sono ben consapevole del potere che ha una penna. Quindi va usata con coscienza, va usata proprio per il potere che ha, con enorme senso di rispetto nei confronti anche dei lettori. Però posso ragionevolmente dirti che sono passati 2 anni e è claustrofobica la mia vita. È una vita durissima. Federica, di posso rinuncia. Farti una domanda, sì, un po' cattiva? Va bene la libertà è bella per se stessi, ma tu hai un marito e 3 figli, che vivono sotto scorta ovviamente come te, che vivono la stessa difficoltà. La libertà tua non finisce a un certo punto quando poi condiziona la libertà di chi ti ama? Questo è il mio grande tallone d'Achille, questo è il peso che io mi porterò sempre dietro, quello di aver trascinato persone che non hanno comunque sposato la mia scelta, almeno consapevolmente, come ho fatto io, che costringo a vivere in un certo modo. Questa è una cosa che io difficilmente potrò perdonarmi. Potrò perdonarmela soltanto se alla fine della partita, che ancora sto giocando, perché malgrado abbiano sciolto Ostia per mafia, malgrado ci siano stati degli arresti importanti, ancora siamo a metà della partita. E potrò sentirmi leggera soltanto quando vedrò veramente cambiare, come dico io, questo mondo. Però il peso è tanto, perché mio marito subisce le conseguenze di una scelta, quindi noi camminiamo per strada circondati dai miei uomini della scorta, un abbraccio, una tenerezza, avviene sempre, diciamo... Tu racconti un episodio in un libro che raccoglie, Non tacerò, io non taccio, che raccoglie il diario. Questo è un diario di tante esperienze di giornalisti che come te vivono sotto scorta. Dici: immaginate cosa significhi entrare in un negozio di biancheria, ecco, e scegliere la biancheria intima davanti a questi angeli custodi. Oggi tra l'altro è proprio la festa degli angeli custodi. Questo è un libro bellissimo che vi prego assolutamente di comprarvi e di leggervi. Quando tu hai sentito lo scioglimento di Ostia per mafia, quando hai visto al tempo stesso che i Casamonica, che sono una delle famiglie che tengono in scacco la vita politica e sociale della città di Roma, potevano però essere liberi anche di celebrare con quel, mandando dei messaggi chiari della serie: forse vietate ai mafiosi siciliani, ai camorristi napoletani i funerali, ma noi in piazza ci stiamo, vedendo tra l'altro le immagini. Tu che cosa hai provato, Federica? Guarda, io ero in vacanza e ho provato, è brutto dirlo perché questo poi non è un'emozione che mi appartiene, però rabbia. Mi sono sentita sola,
fondamentalmente, perché ormai se ne parla da tanto. Allora basta stupirci, ora è il momento dell'azione, questo anche politicamente è un punto di svolta. Allora o si cambia o rimane tutto come prima. Più di Mafia Capitale che ha scoperchiato questo, che altro dobbiamo, a cos'altro dobbiamo assistere? Ed è fondamentalmente questo il motivo per cui io poi ho deciso, pur non avendo, diciamo, tessere di partito né appartenenze politiche, andando comunque a votare, avendo le mie opinioni politiche, di partecipare alla manifestazione organizzata il 3 settembre in Piazza Don Bosco, dove quando sono salita su quel palco ho visto i Casamonica in ogni angolo di quella piazza ed è a loro che mi sono rivolta. Gli ho detto: vi ho visto che siete qui, aprite bene le orecchie, questa piazza non è vostra, ve l'hanno consentito, ora basta, mi auguro. Io con la mia penna continuerò, tant'è che dopo quella manifestazione ho scoperto un giro, un racket di case gestite a Vigne Nuove e a Spinaceto dalle famiglie Casamonica e di Silvio. Continuo, ma non posso rimanere sola in questa azione. Devono seguire. E non devi, Federica, anche perché le notizie proprio riguardo Mafia Capitale continuano ad arrivare. Arrivano le notizie, i giornalisti ci sono arrivati prima forse della magistratura, questo lo staremo a vedere. Fabio, a questo proposito hai qualcosa da segnalare? Sì, abbiamo degli aggiornamenti che andiamo a leggere proprio dal sito di Repubblica. Alemanno che rischia il processo per corruzione, è stata notificata di fatto la chiusura delle indagini, avrebbe ricevuto soldi da Buzzi e Carminati attraverso questo la sua fondazione, si parla di circa 125.000 euro. L'ex sindaco fa sapere che è decaduta l'accusa di associazione mafiosa, mentre per esempio altri quotidiani come Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera scrive che resta comunque indagato anche per associazione mafiosa. Ecco, volevamo chiedere anche così a Federica, sì, rispetto a queste notizie, ecco, il suo punto di vista. Allora, è vero quello che scrive Bianconi, ovvero non è stato... questa accusa di corruzione è uno stralcio di Mafia Capitale, quindi ancora vive il 416 bis, che poi si vada verso l'archiviazione, questo è un altro dato oggettivo, però allo stato attuale ancora vive. A me ha sorpreso molto, io ancora mi stupisco, vedi, sono esattamente come te, delle dichiarazioni di ieri del sindaco, che ha, dell'ex sindaco di Roma, che ha tirato un sospiro di sollievo, dice: meno male, ho solo corruzione. Hai solo corruzione, tu hai tradito la tua funzione pubblica. Quindi io non tirerei un sospiro di sollievo, io mi vergognerei, ma non ne faccio un discorso politico, destra, sinistra, meno male, ho solo corruzione, potevo avere il 416 bis, tu hai favorito questa associazione, ti sei lasciato comprare, hai messo in mano un Panzironi, che comunque era l'ex amministratore delegato di Ama, in mano a una gang di Carminati e Buzzi, l'hai fatto scientemente, non Federica, per errore. Lasciamo alla conferma prossima di questi, sì, fatti, ma di fatto hai messo il dito nella piaga, c'è un atteggiamento, scusatemi, che ancora non è cambiato a Roma e nessuno più di voi che avete accettato questa vita difficilissima, blindata, lo capisce e lo percepisce. Nessuno più di voi, come anche il collega Lirio Abate, sì, che 3 anni fa, pensate, scriveva di un libro, Il Re di Roma, esattamente come Il Re di Roma si è definito Casamonica. Nessuno più di voi ha capito che le cose ancora non sono cambiate. L'ha raggiunto il nostro Luca Rossi. Io penso al fatto che se non ci fosse questa misura di protezione avrei qualche problema a camminare da solo, al buio, perché poi queste sono persone, quelle che pensano di farti del male, sono persone vigliacche che agiscono nel buio, agiscono dietro l'angolo, ti aspettano, ti colgono alle spalle, cambiano i personaggi, cambia il dialetto. Cambia l'ambiente, ma il metodo è sempre quello mafioso. Faccio giornalista, racconto queste cose, le racconto dal basso, partendo proprio dal territorio, documentando quello che posso raccontare, senza attendere il rapporto giudiziario, l'informativa, eccetera. Faccio giornalista perché il giornalista è quello che deve documentare quello che ti circonda e deve informare cosa avviene in un territorio, naturalmente senza diffamare, senza calunniare nessuno, e lo si può fare tranquillamente. La cosa importante penso che debba essere il fatto che ognuno di noi debba fare il proprio dovere, perché io penso
anche l'insegnante, il politico, il poliziotto, il giornalista, l'impiegato del bar o altri generi impiegati, se facesse il proprio dovere, ognuno la propria parte, penso che anche quella, non penso, ritengo che anche quella è lotta alla mafia, al metodo mafioso, alla mentalità mafiosa. Io se ho potuto raccontare Mafia Capitale prima ancora che scoppiasse il caso giudiziario, perché arrivava dalla gente che era oppressa, dalla gente che secondo loro era normale andare in Corso Francia e andare a parlare con Carminati per risolvere i problemi. Questo deve finire, e allora se questo finirà io mi sentirò ancora più appoggiato, ma purtroppo fino ad oggi a Roma ti devo dire che c'è una minima parte di persone che realmente ti appoggia. In futuro mi vedo una persona libera, mi vedo una persona che può raccontare un periodo della propria vita non tanto splendido, e dire che c'era una volta questi fatti, c'era una volta un periodo che per raccontare i fatti di mafia eri costretto ad alcuni sacrifici, e io spero tanto in questo, perché gli italiani e i romani sono persone che possono avere memoria, che possono cambiare, e non si deve per forza arrivare a un fatto di sangue per smuovere le coscienze. Si può smuovere anche facendo cultura, facendo informazione in un certo modo, e penso che quello ci potrà far vivere in futuro in maniera diversa da come lo siamo adesso. Grazie davvero di cuore per queste parole, Lirio, davvero grazie al collega, tra l'altro Luca Rossi, che ce l'ha portato qui. Il tuo sacrificio, Federica, per un c'era una volta, il giorno in cui scriverai, perché secondo te si scriverà c'era una volta la mafia a Roma? Io penso di sì, io ci spero, è per questo che sono fondamentalmente una persona che vede sempre il bicchiere mezzo pieno, quindi probabilmente sono io, insomma, in questa mia ottica, però deve succedere qualcosa, come scrivo nel libro e prima ci dicevamo fuori dalle telecamere, non può vincere sempre il male, deve arrivare un momento in cui si mette un punto, magari solo su Ostia, magari solo su Roma, è un pezzettino, nel resto d'Italia continua, ma le conquiste, le battaglie si vincono passo dopo passo, e io sono convinta che se c'è un lavoro di squadra sicuramente ce la possiamo fare, per la mia libertà, ma per la libertà poi di tutti. Questo libro, Io non taccio, lo ricordo ieri, proprio ieri, perché sì, per noi si chiama Provvidenza, per qualcuno la casualità, ha vinto il premio Borsellino 2015, che è una cosa grandissima, voglio solo dirlo, perché non è solo riconoscere il valore e il talento di una penna, ma il cuore che c'è dietro queste penne. Ricordo Giuseppe Baldessaro, Paolo Borrometi, Arnaldo Capezzuto, Ester Castano, Mastro Giovanni, Oddone, Polese, fate confidenza con questi nomi. Io ti riporto alla condizione di madre. Tu domenica scorsa hai portato i tuoi bambini. Tu sei figlia di un istruttore di volo. Mio padre, tuo marito sì, più o meno lavora in quel campo, però hai portato i bambini a volare. Sì. Tu e tuo marito siete andati a fare volo acrobatico. Sì. E i bambini invece... Sull'ultraleggero. Esattamente. Perché fai questo? Ma guarda, io punto molto la mia educazione sulle emozioni. Educarli all'emozione, secondo me, è quello che potrà salvarli da un mondo che va verso, diciamo, il cinismo, il pensare soltanto alle cose materiali. Io voglio farli volare alto, quindi quella domenica è stata anche simbolica per me. A parte che io fino a qualche tempo fa ero terrorizzata dall'aereo, pur essendo figlia di un comandante dell'aeronautica. E quindi attraverso superare la mia paura, consegnando a loro un messaggio che non succede niente quando si sta in alto e il mondo è bello visto dall'alto, si vede diversamente, è stato un mix di emozioni. Io poi quando sono scesi dall'aereo li ho intervistati, naturalmente deformazione professionale, ed erano frastornati, erano contenti, erano emozionati, non hanno avuto paura. Tu speri mai di incontrarlo, Dio, su quelle nuvole? Io spero, hai detto bene, spero, perché purtroppo, e lo dico a malincuore, non riesco a crederci,
Ma mi piacerebbe tantissimo, perché secondo me riuscirebbe a darmi una pace che forse io ancora non riesco a trovare. Occhi aperti e orecchie attente. Fabio. Abbiamo le immagini per l'appunto di quel momento, immagini pubbliche per carità, non andiamo a rubarle, eccole. E devo dire erano che pubbliche. Immaginavo questo volo mentre scorrono per l'appunto le foto di quello quel momento. Sono io col mio papà. Il desiderio di staccarsi da terra quando si scopre che anche sotto scorta si viene a sapere che tu sei in un bar a Ostia e ti si presentano proprio lì di fronte, quindi questa voglia un pochino di libertà. Questo è il mio volo acrobatico. Eccoti qua. Eccoti, a testa in giù, tornò. Libertà. È meraviglioso. Libertà. Federica Angeli. Quel c'era una volta quando lo scriviamo, verremo qui a raccontarlo. Assolutamente Federica. Con voi. Assolutamente con noi, prometticelo. Promesso. Torna questo viaggio tra le donne, che bella giornata, meravigliosa.